Pasinelli, da ricerche che ha fatto negli archivi dei comuni del nostro territorio, lei sta tentando anche un po' di ricostruire la presenza di ebrei durante la seconda guerra mondiale in Alta Valle Siriana e in particolare anche nelle zone di Clusone e Rovetta. Esattamente, eh, è stata un po' una casualità in realtà, eh, una richiesta che mi è venuta da uno storico Sergio Luzzatto eh, di ricostruire un po' questa vicenda. E poi mi sono appassionato e grazie all'autorizzazione all della sovrintendenza archivistica, grazie alla disponibilità dei comuni, dei sindaci e soprattutto degli impiegati comunali di Cusone, di Rovetta, di Sovere, eh, di, di Gandino, di Trescore e di Selvino, eh, ecco, ho potuto eh, cominciare a... Uh, trov trovare del materiale interessante su questa presenza degli ebrei internati uh, nelle, nostre, nelle nostre valli è una presenza poco documentata anche se c'erano già alcuni lavori in particolare Silvio Cavati che ha fatto un bellissimo lavoro su questa presenza degli, degli ebrei anche qui da noi però per esempio Rovetta non è stato mai documentato come paese che avesse avuto degli ebrei internati e penso che probabilmente ce ne saranno altri come mai bisogna partire dagli archivi comunali, perché l'archivio della Profettura è andato distrutto da un incendio e quindi l'archivio che avrebbe dovuto conservare molti materiali purtroppo ne conserva veramente pochi. Quindi in Rovetta c'erano circa 5-6 cinque... eh, ebrei sicuramente internati, ma nell'insieme probabilmente una ventina di ebrei che si erano nascosti, avevano trovato lì un po' come sfollati, ma ovviamente nascondendosi rispetto a Milano, eh, erano circa 300-320 gli sfollati che c'erano a Rovetta e quindi erano parecchi, ma probabilmente facevano parte di questa comunità di pellicciai collegata anche a Gandino, perché erano imparentati con alcuni matrimoni. Ma Rovetta anche interessante Rovetta, attenzione, Rovetta confino del Monte, perché in quel periodo il comune era un comune unito. Rovetta, fino del Monte e San Lorenzo. E quindi lì c'era probabilmente anche la presenza di alcuni orafi, perché mi hanno detto dei testimoni di aver ricevuto in dono un, un servizio d'argento proprio da alcuni ebrei che erano stati da loro nascosti nel, in questi paesi. Quindi parliamo di ebrei nascosti nelle soffitte, in qualche modo nelle abitazioni. Sì nelle abitazioni private, soprattutto private, e poi dopo l'8 settembre anche sulle montagne e nelle baite qui intorno, da Clusone, Gandino sicuramente è sicuramente il paese che ha più eh, ebrei salvati e nascosti, ma Gandino, Clusone, Rovetta e anche Sovere è come se ci fosse quasi una rete, una rete magari poco nota ma che ha funzionato soprattutto eh, una rete gestita dagli stessi ebrei che sapevano dove poter trovare queste ospitalità e, e, e queste famiglie disponibili ad accoglierli e a nasconderli anche se poi eh, raggiunsero località eh, diverse a Clusone anche grazie alla ferrovia arrivarono una cinquantina di ebrei sì anche Clusone, Clusone sono transitati sicuramente una cinquantina forse anche qualcosa in più perché parliamo di una cinquantina a volte rispetto ai nuclei familiari ma poi probabilmente anche qualcosa in più. In questo lo sto di collocare Scandella potrebbe dire qualcosa di più, ma so che sta facendo anche lui una bellissima ricerca e penso che ce la proporrà.